Agnese è quindi tornata nelle Lecchese. Come al solito il narratore fa un po' avanti e indietro con la storia, quindi con il tempo della storia, quindi, e torna indietro e spiega un po' perché Agnese è tornata appunto a Lecco. Dice che appunto le due donne si erano appena accomodate, diciamo, nel ricovero, insomma, nel rifugio di Monza e vengono a sapere del gran fracasso di Milano, quindi proprio lo stesso giorno in cui ci sono i tumulti del pane. E la fattoressa, che insomma è una specie di domestica del monastero, quindi parlando con loro inizia a riportare un po' di voci. Dice che 2, 6, 8, 4, 7, un po' di gente è stata messa in prigione, impiccheranno una parte davanti al forno delle Grucce e per punizione, dove c'è stata la prima rivolta, in parte davanti alla casa del vicario di provvisione, che era quello che insomma volevano linciare. E iniziano e aggiunge poi un dettaglio: lo sapete, ne è scappato uno che è di Lecco, di quelle parti. Dice: voi che siete di Lecco, forse lo conoscete, però non sa il nome. Ovviamente questo annuncio dà qualche inquietudine a Agnese e Lucia perché sanno che Renzo è appena arrivato a Milano. Solo che poi, dopo poco, viene aggiunto anche il nome. Quindi la fattoressa viene a saperlo e dice: è un filatore di seta che si chiama Tramaglino, è scappato per non essere impiccato. Quindi praticamente Lucia quasi sviene, impallidisce, si cambiò tutta, quindi sta quasi, diciamo, per perdere i sensi. Agnese, che ha un pochino più di autocontrollo, quindi fa finta svia un po' la domanda, dice: vabbè, certo lo conosciamo, tutti si conoscono in un piccolo paese, ma mi sembra impensabile perché è un giovane così posato. Quindi scambiano ancora qualche parola, la fattoressa li prende un po' in giro, dirà: ah, il vostro giovane posato, se fosse preso dalle autorità, sarebbe insomma subito impiccato. E quindi ovviamente Agnese e Lucia rimangono per qualche ora in una... qualche giorno, insomma, in una grandissima incertezza e anche del dolore, insomma, di avere questa notizia. Un giovedì finalmente capitò al monastero un uomo a cercare di Agnese. Era un pescaiolo di Pescarenico che porta qualche informazione da Fra Cristoforo. Quindi i suoi saluti, ovviamente, poi appunto si sa di questa cosa di Renzo, anche se dice non è stato catturato, e raccomanda loro di aver pazienza. Si suppone quindi che Renzo si sia messo in salvo nel Bergamasco, anzi si sapeva di certo, viene detto, e ovviamente Lucia fu un balsamo per Lucia sapere questa cosa, quindi un balsamo è qualcosa che insomma cura le ferite, quindi è qualcosa che attenua la sua preoccupazione. Poi c'è una parte in cui si sottolinea un po' quello che fa Lucia nel convento, quindi spesso va in un parlatorio privato con Gertrude. E Gertrude appunto si compiace dell'ingenuità e della dolcezza della poverina, quindi Lucia le fa molta così, compassione per la sua dolcezza, la sua ingenuità, e addirittura le racconta anche una parte della sua vita, la parte, viene detta, la parte netta, cioè quella pulita, non quella ovviamente con la relazione con Egidio e dell'omicidio della suora, ma il resto, insomma, un po' sofferenze che ha subito per colpa della sua famiglia. Invece Lucia non si sbilancia con lei, sì, ha affetto anche lei per Gertrude, però non le passò neppur per la testa di parlare delle sue nuove inquietudini e dell'identità di quel filatore di Lecco scappato, che è ovviamente Renzo, e quindi cerca di evitare un po' le domande, insomma, più personali, più dirette. Quindi alla fine un po' c'è questa idea che insomma, nelle parole di Gertrude ci sono cose che possono essere descritte: tirannia, insidie, patimenti, cose brutte e dolorose, ma che pur si potevano nominare. Invece di Lucia, l'unica, dice, insomma, il narratore analizzando un po' i suoi pensieri, dice: alla fine l'unica perifrasi che si potrebbe dare è la parola amore. Manzoni la usa pochissimo nel libro e in questo caso la usa, quindi c'è solo una parola per descrivere ciò che Lucia prova ed è amore, un sentimento puro, buono, disinteressato, di cui si parla pochissimo nel libro, ma che poi ovviamente è molto presente nel suo animo. Quindi Lucia
trascorro un po' le giornate nell'incertezza di sapere dove è Renzo. Il pescaiolo torna altre volte, quindi la seconda giovedì che torna conferma ancora che Renzo, della fuga felice di Renzo. Capiremo meglio dopo come fa a essere sicuro appunto che Renzo sia fuggito. Agnese però inizia a pensare appunto di tornare a casa per cercare di capire un po' com'è la situazione. Il pescaiolo non torna il terzo giovedì, però Agnese decide di aspettarlo il giorno seguente sulla strada che avrebbe fatto tornando da Milano verso Lecco. Chiede in cortesia un posto sul baroccio per farsi condurre ai suoi monti, cioè nelle Lecchese, e ottiene, diciamo, questo passaggio. Parte della notte si fermano in un'osteria e poi arrivano la mattina dopo a Pescarenico e Agnese va subito da Fra Cristoforo. Trova Fra Galdino, quello delle noci, viene proprio detto quello che era passato a raccogliere le noci, insomma, qualche settimana prima, e scopre con sgomento che Fra Cristoforo è stato trasferito a Rimini, quindi non sanno nemmeno dov'è, cioè in Romagna, però loro sono un po' ignoranti all'epoca, quindi non sanno nemmeno dove sia. Fra Galdino dice ha voluto così il padre provinciale, probabilmente c'era bisogno di un buon predicatore. È stato scelto Fra Cristoforo, non si può prevedere nemmeno quando tornerà, se tornerà. E ovviamente Agnese sconvolta, pensa che sia una rovina. Nessun altro frate potrà aiutarli perché Fra Cristoforo era quello che conosceva tutto di loro ed era anche colui che aveva, insomma, organizzato tutto e quindi un po' sconsolata va verso il paese.